Con noi in diretta il DS Morelli della Vivola Venezia Calcio, venite a Forza Maida per domenica gol, ci ha trovato uno. Allora, Antonio, una grande figura, penso che sulla vittoria non ci sia una discussione, però credo che si siano sbagliati troppi gol. Innanzitutto, allora, buonasera a tutti. Certo, questo è un po' diciamo, l'andamento della squadra, se vogliamo, dall'inizio del campionato, che produce molto più di quello che in effetti realizza. Oggi sì, si è giocato bene, insomma, si è realizzato più di quanto si è prodotto. In effetti c'erano almeno altre due o tre palle veramente molto, molto nitide. Però diciamo che tutto sommato, tirando le somme, non ci possiamo lamentare. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, siamo persi in classifica, quindi va bene così, passeremo sicuramente un buon Natale. Con noi anche di Domenica Gol e di Maida abbiamo sempre il nostro mister Rosario Sano che ci commenta questa partita. Sì, abbiamo avuto parecchie occasioni, siamo stati anche sfortunati perché a notte ha preso due traversi, con una traversa e un palinterno, quindi è stato sfortunato. Ha fatto una buona parata su Angotti, sempre il portiere Mario. Giovanni ha avuto un'altra occasione, ce ne sono stati palle gol da poterla chiudere, ma non era facile giocare in questo campo oggi, quindi i ragazzi devono dire bravi perché hanno interpretato un'ottima prestazione. Siamo calati un po' nel secondo tempo, anche dovuto al terreno di gioco, perché alcune giocate per ripartire il terreno di gioco ti ha dato la possibilità di sbagliare e quindi la squadra avversaria che era là, che non aveva niente da perdere, giustamente ha cercato di creare qualche pericolo. Allora, con noi Alessandro Riolo, diciamo giocatore, quasi allenatore del Cotrone Calcio per Inter Forza Città di Maira e Domenica Gol di Soverato 1. Sicuramente noi in questo momento, parliamo prima del Cotrone, in questo momento siamo una squadra un pochettino in difficoltà. Siamo una squadra un pochettino in difficoltà dove siamo carenti di organico. Sapevamo di venire qui a Lamezia, di non fare, diciamo, come dirti, di andare un pochettino in difficoltà perché sapevamo che incontravamo una grande squadra dove è una società blasonata, dove ci sono giocatori che tranquillamente possono ambire a stare nelle zone alte della classifica. Diciamo che il campo non era in perfette condizioni, un campo molto Lo sappiamo, lo pesante, sappiamo. un campo molto pesante, però dobbiamo dire che Lamezia è una grande squadra, meritato sicuramente di vincere. L'unica cosa che ci può consolare noi è che siamo stati sempre in partita, siamo stati sempre fisicamente, stavamo bene, abbiamo combattuto fino alla fine, fino al 90esimo. Siamo usciti sconfitti, però siamo usciti sicuramente a testa alta.